Il monastero di Battala ha la sua origine da una promessa fatta da João, gran maestro dell'ordine di Avis, alla Vergine Maria. Siamo nel 1385 e precisamente il 14 agosto. João si prepara a dar battaglia all'esercito spagnolo della Casa di Castiglia, anche se i numeri e le forze in campo sono decisamente a favore dei castigliani. João promette alla Vergine Maria che se i portoghesi avessero vinto la battaglia e quindi la guerra, avrebbe fatto costruire una nuova abbazia e le avrebbe donato la sua eterna gratitudine. Sia come sia, l'esercito di João ebbe la meglio e lo scontro segnò l'indipendenza del Portogallo. João diventò Dom João, primo re del Portogallo della dinastia Avis, e la Vergine Maria ebbe la sua abbazia, il monastero della battaglia. Ci volle più di un secolo per costruire l'abbazia, ma il suo splendore lo raggiunse nel XVI secolo quando gli architetti decidero di trasformare la sua struttura perfezionandola in stile manuelino. Da allora il monastero della battaglia raffigura quel fulgido emblema di orgoglio portoghese che è tuttora. João e la moglie inglese Filippa furono i primi occupanti dell'abbazia. Dal rotomba comune, nella cappella del fondatore, i due reali si tengono per mano a simboleggiare l'amicizia tra il Portogallo e l'Inghilterra. Il chiosco reale e la sala del capitolo rappresentano la ricchezza del regno portoghese. In particolare, la sala del capitolo, il capolavoro indiscusso di Huguet, l'artefice dell'audace soffitto alto 19 metri, realizzato senza alcun supporto. La leggenda narra che per la costruzione della sala del capitolo, data la pericolosità della volta, erano ammessi a lavorare solo dei prigionieri condannati a morte. Sembra che lo stesso Huguet, al completamento della volta, abbia dovuto dormire sotto di essa per contraddire i suoi detrattori. La sala del capitolo oggi commemora i militi ignoti portoghesi della Prima Guerra Mondiale.